Caro Marty McFly, ti scrivo questa lettera perché non so più a chi rivolgermi, anche se so che sei un personaggio di fantasia e che quindi non esisti. Ho un desiderio che mi assilla da tempo e vorrei che tu mi aiutassi ad esaudirlo. Dormo pochissimo e non mangio quasi più niente oramai. Ecco, io voglio tornare negli anni 90, quando ero un bambino spensierato e felice. Voglio tornare a guardare i cartoni animati di un tempo. Quindi ti prego, ti supplico, prendi la tua DeLorean, passa a prendermi e riportami nell'epoca in cui, se volevi guardare un cartone animato, dovevi aspettare le 4 del pomeriggio. Il tuo amico del tempo, dottor Bra... Els. Ciao ragazzi, faccio questo video perché me lo avete chiesto in una cifra. No, non è vero. In realtà faccio questo video per due motivi. Il primo è che lo metto come video risposta al concorso di Xivion. Se qualcuno vuole sapere di cosa stia parlando, vada sul suo canale che capirà tutto. Volevo precisare a Xivion, se sta guardando il video, che la durata di quest'ultimo è falsa, in quanto un terzo del video è solo musica messa lì e lasciata andare. Lo faccio per motivi tecnici. Il secondo motivo è che voglio dire basta. Basta con sta storia del sei grande. Sei troppo grande per fare questo, sei troppo grande per fare quello. E se ci pensate un attimo, quando si era troppo piccoli per fare le cose dei grandi. Adesso che sei grandi, sei troppo grandi per fare le cose dei piccoli. Un problema in particolare riguarda i cartoni animati. Ma io dico, dove sta scritto che sono esclusivamente per i più piccoli? Ma chi lo dice? Io li adoro e sono talmente influenzato da questi che ho la casa infestata. Ho la casa infestata di cartoni. Non solo da questi, ma anche da tutto ciò che è legato adesso. Non so voi, ma a me danno un senso di magia. Sì, è vero, so cosa state pensando. Che adesso non è più come prima. A volte ci capita di vedere delle cose che non vedevamo da tempo. E che quando eravamo più piccoli ci sembrava la fine del mondo. Invece adesso... Allora, ragazzi, avete capito cosa gli è servita la tazzina bianca? L'ha usata per fare la schittata dell'uccello in volo. Neil, sei geniale. Meno male comunque che esistono programmi intramontabili come i Simpson, Dragon Ball o i Pokémon. Maledetti Pokémon. A 10 anni ci hanno messo di fronte alla scelta più difficile della nostra vita.
Apro una parentesi, nessuno di voi si è accorto di quanto Psy sia uguale a Squirtle? Io ho anche l'impressione che i programmi di una volta insegnassero qualcosa. Ollie e Benji, per esempio, mi ha insegnato il valore dello sport e dell'amicizia. Heidi mi ha insegnato il valore per il rispetto dell'ambiente. Lupin... No, beh, forse Lupin non è adatto per questo contesto. I programmi di oggi invece fanno a gara per chi è più stupido. E poi, mi viene da dire... Se la mia generazione è mezza matta, che è cresciuta con dei programmi del genere, allora i ragazzini di oggi che cosa fanno che si guardano dalla mattina alla sera? Griffin? I'm a single lady, I'm a single lady, pa 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 pa. Ho coppato la mamma. Che? Cos'è che hai fatto? Ho coppato la mamma. Mamma mia, che spavento, Claudio! Avevo capito che ti eri fumato una canna. Per favore, non diventiamo mai così, eh? Detto questo, vi saluto, perché il tempo stringe. Ciao ciao! Back in LAX, tired and wired and drained. Inserted my last cigarette before I set foot up the plane. Found myself a titty bar where the dancers couldn't care less. I waved my 20 like a flag, oh this is my SOS. Can't you see, I'm good company. Can't you see, I'm good company. Couldn't tell night from day, just needed to squeeze some flesh. I had squandered my goodwill and I had no will left. Bourbon and a powdered cheek, that's my therapy. Since there's no one in this bar, well, the next drink's on me. Can't you see, I'm good company, huh? Can't you see, I'm good company. Mama, 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 mama. Guess the bus to Venice Beach. Doctor Feelgood set me up, pushed me out toward the waves. I laid my coat on down the sand and had to catch a ray. Teenagers offered me a cup of vodka and juice. I said, give me your boogie board, kids, I gotta get loose. Can't you see, I'm good company. Can't you see, I'm good company, hon. Can't you see, I'm good company. Can't you see, I'm good company. Mama nama, 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 m
back in LAX, tired and wired and drained. Inserting my last cigarette before I set foot up the plane. Found myself a titty bar where the dancers couldn't care less. I waved my 20 like a flag, oh this is my SOS. Can't you see, I'm good company? Can't you see, I'm good company? Couldn't tell night from day, just needed to squeeze some flesh. I had squandered my goodwill and I had no will left. Bourbon and a powder cheek, that's my therapy. Since there's no one in this bar, well,